Mi capita spesso di pensare a come ci siamo ritrovati in questa situazione economica, culturale, ambientale e sociale, in particolar modo in provincia. Dopo la guerra e il boom economico, i nostri nonni hanno scelto, o sono stati indirizzati verso, uno stile di vita che in un paio di decenni ha spazzato via autosufficienza, agricoltura casalinga e vita rurale. Ovvero alcuni degli aspetti che caratterizzavano la vita umana fino ad un centinaio di anni fa. Con la promessa, in parte mantenuta, di migliorare le nostre vite rendendole più comode, agiate e ricche, senza però considerare i possibili scenari futuri di questa scelta. Sono arrivati gli elettrodomestici, i riscaldamenti autonomi e le produzioni di massa. Il consumismo ha preso il sopravvento sul riutilizzo, sulla manifattura artigiana, creando una sorta di dipendenza da cose post-belliche, giustificabili in qualche maniera. Uscire da due conflitti mondiali, uno dietro l'altro, il dover rifare tutto da capo, porta a desiderare, a bramare, a voler avere tutto quello che è stato negato per anni di morte e distruzione. Dal 1960 in Italia, le persone comuni, proletari, ex campagnoni, potevano aspirare a possedere manufatti e servizi fino a prima relegati dall'alta borghesia in su. Auto, case di proprietà, vacanze, elettrodomestici, comfort di ogni genere. Facile cadere in tentazione, visto da quali decenni si arrivava. C'era da rifare tutto, il lavoro c'era per tutti, o quasi. Si pensava in una maniera completamente nuova e si iniziava a perdere definitivamente la bussola nei confronti di noi stessi e del pianeta che ci ospitava e tuttora ci ospita. Ah, la natura, che meraviglia, con i suoi colori, i suoi profumi e rumori. Ci dona i migliori spettacoli di questo mondo, gli unici e autentici. Ma che se ne stia là, ai margini. Preferisco il mio abitacolo e la mia libertà. I fumi della città voglio assaporare, godermeli fino all'ultima particella. Voglio toccare la mia amatissima plastica, così bella, così liscia, così malleabile, così perfetta. Voglio vedere il mio calcestruzzo innalzarsi fino al cielo e i camini sbuffare senza sosta. E poi voglio buttare ogni cosa, perché ho bisogno di altro, e non di quelle stupide, vecchie cose inutili, obsolete, inservibili. Ne ho bisogno. Ho bisogno di cose. Non so cosa, ma ne ho bisogno. Devo averle, perché vivo per questo. Poi sono nati i figli dei nostri nonni, i nostri genitori. Loro hanno continuato su quella strada, esasperandola, fino ai punti che conosciamo. I ventenni degli anni Ottanta si sposavano, avevano eredità e consumavano con l'aspirazione a farlo sempre di più. La tecnologia ha iniziato a spingersi sempre più avanti, sempre più a buon prezzo. Bastava avere un lavoro. La compensazione derivava dal potere d'acquisto, il vero faro di vita. Non c'era da ricostruire nulla.
Il consumismo entrava nel suo pieno, forse stava per entrarci a pie pari. Vestiti, auto per ogni persona, computer, telefonia e via via sempre più lavoro, più soldi. Nessun conflitto alle porte. Ognuno nella sua individuale e personale ricerca della felicità, dettata da carriera, possesso e denaro. Sempre meno tempo da vivere, sacrificato sull'altare della finanza, del guadagno e dello sfruttamento. Supermercati che diventavano ipermercati, zeppi di oggetti, vestiti, cose su cose, merci sempre nuove, ogni giorno nuove aspettative di acquisto e di vita, sempre più in alto verso il cielo, sempre più in basso verso l'abisso. La società civile perdeva ogni interesse verso se stessa e verso la propria esistenza. In qualche modo, cari genitori, questo ci avete insegnato. A fregarcene, perché l'importante è il proprio orticello, l'individuo a discapito del sociale, dell'altro. Prosciughiamo fiumi di altri, sciogliamo ghiacci di altri, disboschiamo zone di altri, inquiniamo mari e fiumi di altri, ma siamo sicuri che non siano anche i nostri? Quei fiumi e quei mari morti, quelle montagne sventrate, quei ghiacci sciolti e tutto il resto, non stanno tutti nello stesso posto, quello che abitiamo tutti noi? Quelle persone che crepano di sete oltre mare, scappano da guerra e morte, non sono forse fratelli? Cos'hanno di diverso da noi? Allora i nostri genitori hanno una marea di colpe, e questo devono sapere. Ma noi, figli, abbiamo dei doveri. Invertire la rotta, cambiare, migliorare. La natura deve rimanere assolutamente fuori dalla mia vita, fuori dalla porta di casa. Non voglio vedere boschi, laghi, mari puliti, cime innevate e nemmeno la campagna. Io non vivo per questo. Io sono un uomo moderno. Io voglio la libertà.